Ecco, siamo a Via Pallucci, a Pianura, dove Fratelli d'Italia ha organizzato un sit-in per quanto riguarda il camp Rom che si trova qui alle mie spalle. Quindi questa mobilitazione è per dire basta e togliere questo camp Rom. Però dobbiamo dire anche che la municipalità si è attivata attraverso i consiglieri, il presidente, la giunta, ma soprattutto hanno convocato lì al consiglio della municipalità i vari responsabili per cercare di fare il punto della situazione. Dobbiamo anche dire che lì ci sono dei bambini che si sono integrati nella scuola, quindi persone che vanno a lavorare, però c'è sempre il discorso dell'abusivismo. Quindi allora, per comprendere il significato, ecco, di questo sit-in, intervistiamo un po' i protagonisti. Ci hanno chiesto i cittadini della zona, i commercianti della zona, ci hanno chiesto una mano, ci hanno chiesto di alzare la voce verso le istituzioni prima che loro si alzino in maniera, diciamo, poco civile, perché veramente sono arrivate all'esasperazione e quindi ci hanno chiesto un intervento antecedente al loro intervento che non sarà pacifico. Ferlaino, dicevamo nell'apertura della trasmissione che questi Rom ovviamente sono integrati sul territorio, alcuni vanno a scuola, lavorano, quindi a questo punto che risposta si può dare a questi Rom? Ma assolutamente non si può dare risposta, non bisogna dare risposta ai cittadini adesso. Penso che assolutamente bisogna pensare prima ai cittadini di Pianura, perché sì, è vero, una piccola parte si è integrata e purtroppo per colpa della maggioranza degli altri Rom saranno penalizzati anche loro, ma noi non possiamo più sopportare scippi, furti, rapine, danneggiamenti. Persino gli autisti dell'ANM oggi ci hanno chiesto di scendere in piazza, di fare questa raccolta firme assolutamente pacifica per chiedere lo sgombero di un campo Rom abusivo. Noi dobbiamo pretendere da queste persone il rispetto della legalità e delle leggi del nostro territorio. Questa è la regola basilare. Noi non è che siamo dei razzisti che vogliamo cacciare via queste persone dalla nostra nazione. Dobbiamo semplicemente innanzitutto regolarizzare il flusso di questi extracomunitari fare anche delle selezioni, perché non tutti hanno la voglia veramente di integrarsi, di venire a lavorare e contribuire alla vita della nostra comunità e della nostra società. Dopodiché ovviamente devono, una volta entrati nel nostro territorio, devono rispettare categoricamente quelle che sono tutte le nostre leggi, disposizioni di leggi, regolamenti e quant'altro. A tutt'oggi come stanno le cose? Stanno allo stallo, semplicemente per il fatto che quando si parla dei Rom si cerca di confondere sempre la questione come un atto di una forma di razzismo, che tale non è, perché la legalità diciamo non ha colore della pelle, non ha, diciamo, cittadinanza, non ha origini. Siamo in un paese democratico dove la legge è uguale per tutti, e per la fattispecie dei Rom ci tengo a ribadire che non si tratta di extracomunitari, ma bensì di cittadini europei, e quindi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri che ha un cittadino italiano, o meglio anche napoletano. Più volte abbiamo affrontato la questione, ci sono state anche delle risposte da parte degli organi competenti, quale la ASL, l'ufficio competente del Comune di Napoli, e tutti attraverso sopralluoghi hanno attestato che c'è una situazione igienico-sanitaria precaria, c'è un degrado ambientale e che quindi il campo va sgomberato. Ovviamente non è che vogliamo mettere queste persone, lanciarle allo sbaraglio. È chiaro che l'amministrazione comunale si deve individuare una location dove sistemare questi nuclei familiari, che poi, se vogliamo, non sono neanche tanti, ma la nostra battaglia è quella di riportare riqualificazione su quel punto, in quel luogo dove oggi sorge il campo Rom. Ricordiamo, doveva esserci il famigerato palazzetto dello sport, che purtroppo non si farà più, perché più volte abbiamo appreso attraverso i consigli municipali che i fondi ormai sono andati persi, ragion per cui questa è la situazione. Si continua a far passare, anche la domanda che lei mi ha fatto, ad intendere la questione dei Rom come una questione sociale, che sociale non è, perché essere nomade è uno stile di vita, è una scelta, non è una questione di povertà.
tipo come l'africano che è rifugiato politico, fugge dal suo paese perché magari c'è la guerra. Il rom, il nomade, è uno stile di vita e quindi sono abituati a vivere così per cultura. Ripeto, quindi si sbaglia anche ad interpellare un assessore alle politiche sociali. Io avevo interpellato l'assessore alle legalità, avevo interpellato l'assessore alla tutela ambientale, avevo interpellato l'assessore all'urbanistica e chiedere perché dove lì c'era un progetto di riqualificazione oggi ci ritroviamo un campo rom. D'altra parte la nostra municipalità ha già dato anche per ospitalità ai rom, ricordiamo che c'è un ex plesso scolastico a Rione Traiano che appunto è occupato dai rom, quindi vuol dire noi anche la nostra parte l'abbiamo fatta, però resta sempre il punto che la legalità, la legge uguale per tutti e ripeto, i rom essendo cittadini europei sono tenuti a rispettare le leggi così come per i cittadini italiani. Ecco, dopo aver ascoltato il consigliere Strazzullo che parlava di una struttura a Soccavo, che questi rom si sono integrati e quindi stanno lì tranquillamente perché il comune di Napoli ha provveduto a una sistemazione, noi andiamo a Soccavo a sentire esattamente come vivono, ecco, e cosa si è fatto. Struttura di accoglienza, quindi ha funzionato e funziona. Questi rom che stavano ovviamente un po' qui, un po' là, e sono stati ovviamente raggruppati in questa struttura e quindi si sono integrati. Ecco la soluzione, si potrebbe trovare anche per quelli rom di pianura. Sì, sicuramente. Questi nomadi che sono qua nel centro di accoglienza Grazia de Leda è il frutto di una mediazione dell'allora circoscrizione di Soccavo, dove c'era una situazione disastrosa nel vallone di Cinzia nel 2003 con dei casi di epidemie. E accogliemmo questi nomadi qui nell'ex struttura della Grazia de Leda e attualmente funziona benissimo, anzi è in via di ristrutturazione con i fondi europei, si stanno facendo dei lavori di adeguamento anche per ospitare qualche gruppo in più, è perfettamente integrato con il territorio, qui attorno ci sono delle famiglie e nessuno si lamenta, quindi diciamo è possibile integrare queste persone. Molti di loro vanno a scuola, i bambini presso la scuola elementare qui alle spalle della Basile Marotta e c'è perfetta integrazione. A pianura in questo momento io sto notando diciamo che soffia il vento dell'intolleranza, questo per un territorio che già ha fatto l'accoglienza non si deve assolutamente proporre, perché in un momento diciamo di crisi sociale soffiare sull'intolleranza diciamo del diverso può creare delle situazioni disastrose, la storia ci insegna, quindi io inviterei la municipalità a trovare le soluzioni in sinergia anche con altri operatori sul territorio, la soluzione migliore per meglio accogliere queste persone, che sono persone come noi, hanno delle loro culture diciamo di vita, di tutto. E chiaramente bisogna, io sono convinto che col dialogo si può risolvere sempre tutto, mentre invece con gli sgomberi coatti non si arriva da nessuna parte. Questa amministrazione è per il dialogo e per le proposte, ci sediamo attorno a un tavolo come l'assessore Gaeta già aveva fatto con i componenti, la parte politica della municipalità, per cercare insieme di trovare le giuste soluzioni per meglio accogliere i rom che stanno in questo momento a pianura. Ecco, con queste risposte del consigliere Luongo noi concludiamo la trasmissione. A voi il giudizio. Un cordiale arrivederci da Mario Orlando.